Eccoci, ben arrivati a tutti a questo nostro appuntamento di preghiera guidato questa sera da Riccardo. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Udito il re, i magi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al veder la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Come abbiamo ascoltato nei giorni precedenti, il tema che accompagna la nostra riflessione è quello della ricerca. Tutti noi siamo in ricerca di qualcosa o di qualcuno, ma sappiamo di che cosa. Affronto in breve la figura emblematica dei magi. Essi giungono da Oriente, quindi da molto lontano. Di loro non sappiamo altro. La scrittura non quantifica il numero dei magi, ma sappiamo che portarono con loro dei doni molto preziosi. L'Evangelista Matteo, qualche passo precedente a quello che ho scelto, mostra questi magi che, giunti dal re Erode, chiedono informazioni su un certo re dei Giudei, annunciato loro da una stella che li ha guidati da Oriente a Occidente. Cosa spinge dei sovrani a seguire una stella? Essi erano degli studiosi e degli osservatori del cielo. Si occupavano di mappare i corpi celesti. Ciò dipendeva da un'antica tradizione mesopotamica, secondo cui nel cielo vi era il riflesso di ciò che accadeva sulla terra. Dunque, l'osservazione del cielo poteva servire come elemento per predire eventi terrestri di una certa importanza. Quindi, non seguirono alla cieca la stella. Sapevano di aspettarsi un qualcosa o un qualcuno di glorioso. Si misero in ricerca, in cammino, e una volta giunti nel luogo dove la stella si era fermata, nonostante erano colmi di grandi aspettative, videro un bambino avvolto in fasce. Ma non esitarono ad aprire i loro scrigni e a offrire tutti quei doni a questo neonato. Mostrano l'umiltà di accettare qualcosa che non ci si aspettava affatto. Semplicità, scenari quotidiani e ordinari, povertà. Il trono di un re sono i panni di un bambino, forse una mangiatoia per gli animali. Il cammino della ricerca, dunque, deve terminare con lo stupore e con il silenzio. Preghiamo insieme. Lo splendore della tua gloria, o Dio, illumini i cuori, perché camminando nella notte del mondo, alla fine possiamo arrivare alla tua dimora di luce. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Che la nostra ricerca sia come quella dei magi. Grazie, Riccardo, per quello che ci hai detto. Invochiamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti e a domani per la nostra ultima puntata insieme.